Buonasera amici e amiche della Pallamano, ancora un altro benvenuto qui dal Palaestra per l'ottava giornata di campionato Serie A Beretta. In diretta dal Palaestra con voi ci sarà la sottoscritta, ovvero Teresa Scarcella, insieme a me Guido De Leo che mi sta raggiungendo. Nel frattempo vi dirò le formazioni del match tra Ego Handball Siena e Cassano Magnago, iniziando dagli ospiti con numero 1 Ivan Ilic, numero 12 Luca Monciardini, numero 92 Ardian Iballi, con numero 85 Federico Mazza, con numero 10 Alessio Moretti, con numero 5 Marco Fantinato, numero 72 Massimiliano Possamai, ancora con il numero 2 Ivan Scisci, il numero 77 Mattia Dorio, il numero 23 Marco Lamendola, con il numero 8 Thomas Bortoli, il numero 19 Gabriele Saitta, il numero 30 Stefano Bassanese, il numero 29 Filippo Branca. Adesso passiamo invece ai padroni di casa, con il numero 25 Pablo Marrocchi, il numero 20 Felipe Luiz Galeta, numero 7 Raul Bargelli, numero 11 Umberto Bronzo, poi c'è il numero 3 Ilia Crea, il numero 10 Nico Casa, il numero 23 Cristian Guggino, con il numero 6 Davide Galliano, con il numero 1 Alessandro Leban, il numero 16 Giovanni Pavani, con il numero 9 Filippo Passini, il numero 19 scusate Bozidar Nikocevic, il numero 2 Leonardo Del Mastio e poi con il numero 99 Matteo Suleimani. Ad arbitrare la coppia Dionisi Macaroni. Come dicevo prima, è l'ottava partita di stagione di questo campionato Serie A Beretta, una partita sicuramente interessante tra la Ego Handball Siena e il Cassano Magnago. Da una parte Branko Dumnic, dall'altra Davide Kolec, una prova di maturità per entrambe le squadre, solo un punto di differenza in classifica, Cassano a 10 punti, il Siena a 9, ma gli Amaranto hanno una partita in più. Siena arriva da una serie di partite fortunate, ha vinto sabato scorso in casa contro l'Albatro Siracusa, ha vinto quella prima ancora contro Fondi. Cassano invece, i ragazzi di Cassano sono caduti due volte la scorsa settimana, prima contro Sassari e poi contro Trieste, si sono rialzati pochi giorni fa durante il recupero contro l'Alperia Merano vincendo 24-19, un Alperia che come sapete tornava sul campo dopo quasi un mese di stop e chissà quando a questo punto ci ritornerà, visto che oggi avrebbe dovuto affrontare Brixen, ma il match è stato rinviato, così come quello di Pressano-Bolzano. Andiamo a vedere rapidamente, prima del fischio d'inizio, gli altri campi. Alle 18.30 giocano tuttora Raimond Sassari e Riva Molteno, poi Fondi contro Spare Repan, Trieste contro Team Network, Albatro Siracusa, Conversano contro Cingoli. E appunto sono stati rinviati invece i match di Brixen, Alperia Merano e Pressano Bolzano. Come dicevo prima, è un match sicuramente interessante, forse la sfida più interessante, o almeno così ci auguriamo di vedere. Cassano ha vinto in questo inizio di stagione contro Siracusa, contro Brixen, contro Cingoli, contro Merano, appunto perdendo, come ho detto prima, contro Sassari e Trieste. Ha vinto anche contro Conversano, sicuramente tra le due squadre tra le candidate al titolo, ha vinto contro Conversano 29-27.
Lecco Siena è una squadra completamente rinnovata, mentre dall'altra parte gli Amaranto sono, non si può dire lo stesso degli Amaranto, insomma, che quest'anno hanno visto un doppio cambio in entrata e in uscita e hanno ceduto, diciamo, Giacomo Salvini, il centrale volato in Spagna, e anche Marzocchini, che invece quest'anno gioca a Sassari, acquisendo però Ardian Iballi dal Conversano, classe 1994, e Federico Mazza, classe 1998, da Metelli Colonia, che, come sapete, quest'anno è in Serie A2. Intanto è iniziata qui al Palestra il match tra la Ego Handball Siena e il Cassano Magnago. Intanto voi non lo potete vedere, ma mi ha raggiunto il mio compagno di telecronaca, ovvero Guido De Leo. Eccoci, ci siamo. Buonasera Guido. Stasera abbiamo fatto un po' di ritardo, ma ti perdoniamo. Ti perdoniamo, intanto ci siamo persi il primo gol dei padroni di casa, 1-0 per il Siena, a 1:20 dall'inizio. Tutta colpa tua, Guido. La risposta del numero 23, Marco Lamendola, 1-1, segna il pareggio il Cassano Magnago. La palla ora è di Felipe Gaeta, che prova il tiro, ma Monciardini la para con il piede. Il contropiede sempre del Cassano Magnago, dall'ala il tiro e il gol del numero 8, Thomas Bortoli. Probabilmente non si era sentito il tuo buonasera, Guido, quindi lo ripetiamo. Buonasera, Buonasera a Guido. tutti. Ben ritrovato. Allora, ti do subito la parola. Una partita, ho detto prima in tua assenza, che è un match forse il più interessante della giornata, visto anche i rinvii. E l'inizio me lo ha dimostrato 1-2, quando ci sono 2 minuti di inizio, ecco. Sì, sicuramente è una partita importante per entrambe, è uno scontro diretto per l'alta classifica. Ora siamo appena all'inizio, però insomma una partita che promette bene. Intanto il gol di Nikocevic riporta i padroni di casa al pareggio 2-2. Un pareggio che dura veramente poco. 2-3 per Cassano Magnago. A segnare è il numero 23. Allora, la partita è iniziata subito un po' come ce la potevamo aspettare, cioè con ritmi molto alti, azione di continuo e anche difese molto, molto ruvide, molto dure come questa. E penso sia una partita importante per entrambi, quasi uno spartiacque, visto che Cassano viene da una vittoria nel recupero, ma prima aveva perso 2 partite di fila. Invece Siena sta vivendo un buon momento. Ed ecco, sta vivendo anche sicuramente un buon momento Nico Casa, Sì, autore certo. della rete del 3-3. Allora, dicevo prima che il Cassano Magnago ha salutato quest'anno un giocatore che sicuramente è stato il protagonista della scorsa stagione, ovvero Giacomo Savini, che ricorderai anche in Coppa Certo. Italia, che quest'anno invece è volato in Spagna. Però dall'altra parte ha acquisito un altro giocatore comunque di una portata non indifferente, ovvero Ardian Iballi, che lo scorso anno giocava nel Conversano. È una squadra che, a differenza del Siena, si è rinnovata poco. Beh, sicuramente un vantaggio rispetto alla Ego che, come dicevamo già 7 giorni fa, ha cambiato moltissimo per scelta. E poi, insomma, anche Cassano, come la stessa Ego, parteciperà alla European Cup tra meno di un mese.
e sicuramente ha un roster importante per fare entrambe le competizioni. Intanto abbiamo visto un passaggio sbagliato per il Cassano. Magnago Fantinato non è riuscito a recuperare la palla, cosa che ha fatto invece Passini, e come al solito Passini in contropiede segna quasi sempre, e così è stato 4-3 qui al Palestra. Mentre arriva l'immediato 4-4, pareggio, esatto sì. Vabbè, la partita è così, insomma, non ci lascia molto tempo per le analisi, perché le azioni si susseguono e il livello è molto alto oggettivamente, e anche l'equilibrio. Sicuramente ce l'aspettavamo, anzi speriamo di vedere un match molto, molto combattuto. Intanto la difesa nei confronti di Nico Casa forse un po' dura, infatti l'arbitro assegna un cartellino giallo. Per Mattia Dorio. Nikocevic per Felipe Gaeta, lo scarico per Nico Casa, il tiro, e trova nuovamente la rete il numero 10 bianconero, segna il 5-4, e la risposta in scivolata dell'ala color amaranto. Beh, è destino che nessuna delle due squadre riesca a tenere un vantaggio per poco più di 10 secondi. Un botta e risposta sicuramente molto, molto intenso. La palla Pablo Marrocchi, e ancora Nico Casa, Felipe Gaeta. Siena cerca di gestire al meglio possibile la fase di attacco. Intanto vediamo Bozidar Nikocevic ancora in posizione di pivot per la seconda partita consecutiva. C'è un errore di comunicazione tra Gaeta e Nico Casa, ma recuperato subito, però il tiro di Casa ha trovato le mani di Monciardini, del numero 12 casacca amaranto. Ripartono proprio loro. Fantinato per Moretti, ancora Mazza, Fantinato, sempre Moretti. Fantinato in posizione di centrale, il terzino destro recupera la sua posizione, cerca il tiro, ma in porta c'è Giovanni Pavani. Sì, che è partito bene anche lui, ecco. E ancora l'ala sinistra, ancora Filippo Passini. Segna il gol di vantaggio del Siena per 6-5. Ancora un altro errore di comunicazione qui al Palestra, dal Cassano Magnago. Sì, ha perso una palla brutta in attacco, per sua fortuna però non si è aperto il contropiede. Comunque, insomma, Siena ora sta ragionando su cosa fare. Ricordiamo tra l'altro che questa è la prima partita in casa giocata a porte aperte, quindi sicuramente l'atmosfera che si respira è sicuramente diversa. Sì, è diversa, è migliore decisamente. E sicuramente ne risente Nico Casa, che segna il terzo gol della partita. E poi immediata, come sempre, la risposta del Cassano Magnago, questa volta con Dorio. 7-6, vantaggio del Siena a 8 minuti. Beh, un avvio promettente da entrambe le parti, che potrebbe essere sinonimo di una partita spettacolare, come tutti noi ci auguriamo, noi che la stiamo vedendo dal vivo, ma anche chi sicuramente ci sta seguendo. E sì, stavi dicendo di Casa, che insomma è un po' il trascinatore, non dico inaspettato, però insomma rispetto ai giocatori più esperti, lui essendo un 2001 al secondo anno di questo livello, si sta rivitalizzando molto grazie alla cura Dumic. E qui c'è il palo, la beccata dal numero 5 del Cassano, ovvero Fantinato. La possibilità del Siena di portarsi sul più 2. Si riparte, ora il Siena, come dicevamo, può portarsi sul più 2, sarebbe
uno stacco rispetto all'andamento della partita fino a questo momento. Sì, c'è stato solo pochi secondi, insomma, quindi effettivamente già sarebbe un piccolo strappo. Difesa dura nei confronti di Pablo Marrocchi. L'arbitro fischia il fallo di Dorio. Ancora lui, ancora Pablo, il passaggio sbagliato nei confronti di Nico Casa e la palla in contropiede e il gol, scusate, di Thomas Bortoli. 7-7. Sì, come dicevamo, insomma, l'equilibrio molto precario. Sovrano, sì, esatto, poi insomma, le azioni si susseguono. Intanto bene il portiere di Cassano, insomma, evita solo di tornare sotto dopo pochi secondi, stoppando insomma uno dei giocatori principi dell'avversario, mentre c'è un cambio anche per la Ego con Gugino, che è il giocatore più giovane del roster, che prende il posto invece di uno di quelli più esperti, cioè Nikosevic, stante l'indisponibilità o comunque non le perfette condizioni di Bargelli, che è ancora in panchina dopo non essere entrato neanche 7 giorni fa con Siracusa, dopo che aveva preso una botta al naso nella trasferta di fondi di qualche giorno prima. A proposito di palle perse, dicevamo prima, no? Quindi insomma sono una costante, ma per entrambe le squadre sicuramente, per non entrambe solo le squadre, sì, esatto. Intanto un cambio anche tra le fila degli Amaranto, esce Dorio, entra il capitano numero 23 Marco Lamendola, classe 1992, il pivot Amaranto. 7-7, 11 minuti e 21 secondi, il Cassano prova a trovare uno spazio nella difesa del Siena, ma non ci riesce, proprio lui il capitano a cercare il tiro, ma ancora una volta Giovanni Pavani, che questa volta diciamo si limita nell'entusiasmo e nel... Sì, forse perché è iniziata da poco, però insomma è partito titolare oggi rispetto alle ultime occasioni. Esatto. Sta dimostrando di meritarsi il posto, non che il collega non faccia altrettanto quando è solitamente chiamato in campo dall'inizio. In elevazione Nico Casa riporta il vantaggio per la sua squadra, 8-7, tra l'altro un bel gol del giovane giocatore bianconero, e qui la risposta arriva invece dall'ala Amaranto, Branca. 8-8, un botta e risposta molto rapido e repentino tra le due squadre. Si preannuncia un secondo tempo insomma interessante. Adesso il Siena in attacco ancora con Nico Casa, sempre lui, ma prima la palla viene deviata dal portiere e poi la traversa. E poi il gol. E qui la palla, esatto, sì, incredibilmente entra dentro, è stata una distrazione del portiere. Infatti, degli ospiti, è effettivamente un po' casuale, però la palla ha assunto un giro strano, particolare, che Monsardini, sì, non riesce, sì, a gestire. College, infatti la panchina giustamente si rammarica, insomma, perché lo scampato pericolo è durato una frazione di secondo. Moretti, Fantinato per Bortoli. Poi Mazza viene bloccato dalla difesa bianconera e ancora si riparte da Moretti, Fantinato. Mazza in elevazione, passa lo scarico per Fantinato, che rischia di perdere la palla, e poi Moretti, ancora Fantinato. Una difesa dura e abbastanza aggressiva, quella del Siena, non fa passare Fantinato, che tra l'altro, se non sbaglio, si prende un cartellino giallo. No. E ancora Mazza per Fantinato, Moretti, Lamendola. E Mazza che trova lo spazio tra le gambe di Giovanni Pavani, 9-9. Casa cerca
il fallo forse lo trova. Difesa dura nei suoi confronti da parte dell'ala del terzino, scusate, Fantinato. Sì, probabilmente stanno provando a prendergli le misure, stanno un po' più attenti, insomma, dopo un avvio in cui era stato pericolosissimo in attacco e anche decisivo. Raccoglie da terra la palla Passini, poi per il bronzo dall'altra parte Gaeta, invece qui un errore di conclusione da parte del capitano bianconero. Sì, c'è un po' le polveri bagnate, Gaeta questa sera, almeno inizialmente, però insomma c'è tutto il tempo per rifarsi, è stato un po' preciso, probabilmente poi il servizio che gli aveva fornito il compagno non l'ha neanche messo nella migliore posizione per andare al tiro. Intanto due cambi per il Cassano Magnago, entra Massimiliano Possamai, il numero 72, la palla proprio a lui, e poi la new entry tra le fila cassanese, ovvero Ardi Aniballi. Nove a 10 per Cassano Magnago, e qui il tiro prima di Gugino, aggressivamente bloccato da Monciardini, e poi si è riscattato dopo la disattenzione sul gol subito poco fa, insomma con quella carambola, questo è bravissimo e ha mantenuto il vantaggio per i suoi, insomma dopo un'azione che poteva sembrare... Ci ha pensato Passini a rimetterla in rete, a recuperare la palla, a rimetterla in rete. 10 a 10. Lo so, Guido, non si fa in tempo a parlare di un'azione perché ce n'è subito un'altra. E questa è sicuramente una partita molto veloce e rapida, difficile da seguire. Per noi che siamo qui, figuriamoci per voi che siete a casa. Si preannuncia molto interessante, soprattutto nel secondo tempo. Per ora sono 10 a 10, quando è passato, sono passati 16 minuti. Ora il tiro di Pablo Marrocchi che finisce sulle gambe di Monciardini, il contropiede del Cassano e la rete del numero 8 in maglia amaranto. Ancora Thomas Bortoli che segna il 10 a 11. Ci sono state qualche azione un po' che hanno creato un po' di confusione, un po' di passaggi incerti e insicuri. Ora c'è ancora il Siena in attacco, ma Gugino trova il palo. E perde l'occasione. È qui sfortunato, ma ancora poco preciso, insomma, dopo l'azione di qualche secondo fa. E per fortuna della Ego, Cassano non ne approfitta in contropiede. Questa volta, infatti, Bortoli trova il piede di Giovanni Pavani, e ancora invece Felipe Gaeta trova le mani, questa volta di Monciardini. Ma c'è il fallo di Dorio. Sul tiro di Gaeta. Il fallo appunto di Dorio nei confronti del capitano bianconero Felipe Gaeta. Ora il Siena ha la possibilità di ritrovare il pareggio, 17 minuti e 31 secondi qui alla palestra, 10 a 11 per il Cassano. Marrocchi, Felipe Gaeta si fa vedere, Nico Casa, lo scarico sempre per Gaeta che cerca Passini e a sua volta cerca e trova Pablo Marrocchi che rallenta il gioco. Gaeta prova a trovare uno spazio, ma tra Dorio e Possamai è praticamente impossibile, e quindi si riparte. Gaeta per Casa, il passaggio sottomano per Nikocevic che riesce a trovare il tiro e la rete, questa volta riesce a ingannare Monciardini. Ora Cassano Magnago, alla fine con pazienza, no? Dicevamo, si riesce a trovare il pertugio giusto, ma non è stato facile, insomma in due o tre azioni poi Siena ha trovato la porta della difesa chiusa e è riuscita solo con un guizzo, un grande assist del suo capitano, a trovare insomma il giocatore, il suo pivot più libero in quel momento. Cassano Magnago che sta
continua a giocare con l'extra player, 11-11 in 18 minuti e 43 secondi, la fase in attacco è proprio la sua. Ci deve essere stato uno scontro perché Mazza si tocca il naso, ma sta bene, quindi si riparte. Proprio da lui Mazza, Fantinato e poi ancora un altro fallo. Sempre Mazza. In elevazione il tiro e il gol proprio suo, di Federico Mazza. Beh, meritato quanto bellissimo, sia per l'azione sia poi per il tiro in sé. È a dimostrazione della qualità che ha questa squadra. E qui c'è Monciardini che para un altro, una pallonata in faccia, però determinante per evitare l'immediato ed ennesimo nuovo pareggio di questa sfida. E a vedere l'espressione facciale, la smorfia sulla faccia di Monciardini, deve essere stata una... No, non deve essere stato il massimo, molto piacevole, ecco. Però sicuramente efficace. Efficace, ma non troppo, perché il Siena rimane 11-12 sotto di una rete. Dumnic infatti sembra particolarmente arrabbiato proprio con il numero 10 bianconero, ovvero Nico Casa. I due stanno chiacchierando non proprio serenamente da parte dell'allenatore senese. Ora il Siena è nuovamente in attacco per il pareggio ed è ancora lui, Casa, in elevazione, ma termina completamente fuori la palla. Dumnic infatti stavolta decide, sì, ancora impreciso, decide di chiamare, mi sa, il time out. Sì, fra pochissimo, esatto, ha bisogno di parlarci un attimo su. Evidentemente gli ultimi attacchi della sua squadra non piaciuti. Sono stati molto convincenti, no. Però insomma rientra tutto all'interno di una partita particolarmente importante, tesa e come abbiamo detto, insomma, fin dalle primissime battute anche molto equilibrata. Assolutamente sì, la palla in mano adesso ai Balli e poi la rete invece di Possamai. Ora c'è il vantaggio del Cassano Magnago, 11-12, e adesso la palla persa da Pablo Marrocchi. Undici a 13, il Cassano Magnago passa avanti di 2 punti quando il tabellone segna 20 minuti e 23 secondi. Come avevamo anticipato, Dumnic chiama il time out perché ci sono stati in effetti alcuni errori di troppo di comunicazione e qualche tiro forzato da parte proprio di Nico Casa. Sì, ci aveva parlato al volo, insomma, a bordo campo, ma evidentemente non era stata una discussione sufficiente. E ora vediamo da questo time out come ne uscirà la squadra. Cassano, diciamo che è riuscita a portarsi avanti di 2, cosa che era riuscita a fare solo la Ego, ma per una frazione di secondo, quindi non so se ancora possiamo parlare di primo strappo della partita da parte dei Lombardi, ma sicuramente una Cassano che negli ultimi minuti ha sistemato un po' le cose in difesa, rendendo la vita molto difficile a Siena, e di conseguenza poi in attacco è andata meglio. E viceversa Siena, dopo una fase in cui riusciva a trovare le conclusioni con più facilità, le ultime 4-5 azioni ha stentato, ha forzato molto, come giustamente sottolineavi te, e la partita ha preso una piega che evidentemente a coach Dumnic non sta piacendo particolarmente. C'è ovviamente tutto il tempo di recuperare, insomma siamo appena al 20° del primo tempo, però sono segnali importanti perché Siena ha già perso l'unico vero scontro diretto giocato in stagione, tra l'altro in casa con Sassari, e quindi sarebbe dal loro punto di vista assolutamente da evitare un altro KO contro un'altra diretta concorrente per le prime posizioni. Assolutamente sì, anche perché Nico Casa, ricordiamo, è in classe 2001, è molto giovane, il rischio è che si innervosisca e si irrigidisca e quindi poi diventi assolutamente inconclusivo. Sì, beh, certo, è una delle bocche da fuoco di questa squadra, però ripeto, stiamo parlando di un ragazzo del 2001 che sta facendo molto bene, soprattutto dal punto di vista realizzativo nelle ultime uscite. Oggi era partito bene, poi è entrato un po', come dicevi te giustamente, un po' in confusione, ha perso un po' i binari, ma
c'è ancora tutto il tempo. Assolutamente sì, per recuperarle ancora, però purtroppo la palla finisce troppo alta sopra la, la traversa. Ancora 11-13, questa volta la palla in mano del Cassano, che a questo punto ha la possibilità di andare addirittura sul più 3. E sarebbe uno strappo importante a questo punto della partita, sfrutterebbe le difficoltà offensive della Ego e darebbe anche fiducia. Quindi insomma, per Siena questa è una difesa importante. E quindi vediamola questa azione con i Balli, Fantinato, Possamai, e proprio i Balli ancora allo scarico per Possamai, che finisce a terra, bloccato da Umberto Bronzo e Nikocevic, che si becca un richiamo dall'arbitro e 2 minuti per lui. Non particolarmente d'accordo il montenegrino, anche se insomma il fallo era evidente, magari sulla sanzione ecco ha avuto da ridire. E ancora quindi i Balli, Possamai, Fantinato, ancora per i Balli, si fa vedere, si centralizza Fantinato e ancora i Balli che scarica per l'ala cassanese, ancora Fantinato, i Balli, Possamai, bloccato dal duo Pasini Marrocchi, i Balli, Fantinato, lo scarico in elevazione per ancora i Balli, che cerca la Mendola ma invano, e ancora un contropiede, il solito contropiede di Filippo Pasini, il bianconero, il numero 9 bianconero, che come al solito ancora una volta provvidenziale, no? Assolutamente sì, uno dei più piccoli in campo, ma solo di statura, non solo di età, è stato ancora una volta decisivo, un altro dei ragazzi protagonisti di questo avvio di stagione della Ego, durante il quale sta trovando più spazio rispetto alla passata stagione. E qui abbiamo una grande parata di Giovanni Pavani, infatti anche il suo grande entusiasmo, perché evita il più 2 al Cassano Magnago 12-13. Ritornando a Pasini, io azzarderei un commento, perché il suo contropiede punisce ogni avversario, diciamo che fa sentire meno la mancanza del contropiede di Demis Radovcic. Lo azzardo lì e la butto lì. È vero. Sicuramente l'anno scorso, nelle poche settimane insomma che ha avuto per allenarsi e giocare qui, visto che è arrivato a gennaio e poi insomma la stagione sappiamo com'è finita, però ha avuto sicuramente un maestro in questo particolare. E la società ha voluto puntarci fin dall'inizio e si sta rivelando un'arma tattica notevole. Serviva a Siena una scossa, non so se è stato solo il time out, solo la chiacchierata con i suoi di Umnic, che insomma l'allenatore dal carisma evidente, e che ha fatto sì che insomma un paio di difese fatte bene con maggiore aggressività rispetto a quelli dei minuti precedenti, e desse il via poi al contropiede che ha riportato Siena sotto di uno. La partita è ancora apertissima, però insomma è un segnale. E qui c'è la difesa dura nei confronti di Bodidar Nikocevic, che alla fine prova la conclusione ma trova le mani di Monciardini, sempre 12-13. Un'ottima partita di Monciardini. Decisamente. Un valido portiere classe 1995, il compagno invece di ruolo è più grande, classe 1983, sto parlando ovviamente di Ivan Ilic. 12-13, 24 minuti e 16 secondi, la palla ancora. Poi, in mano su un giocatore dalle percentuali realizzative come Nikocevic notevoli, ecco, vale ancora di più. E qui c'è un errore di Ardiani Balli che permette al Siena di tornare in contropiede e cercare ancora una volta il pareggio, che arriva, no, non arriva, perché c'è stato uno sbaglio di Monciardini. Stasera è così. È così. Che è riuscito a recuperarla all'ultima, ad evitare un altro errore che probabilmente non gli avrebbe risparmiato. Esatto. Però ha dimostrato di avere i riflessi pronti. Assolutamente sì. A parte in quell'occasione della carambola, questa sera anche magari
nel mettere la pezza qualche piccola imprecisione sia sua che dei compagni, insomma è una cosa decisamente positiva. I balli per Possamai. Pavani dice assolutamente no, è a porta vuota, prova il tiro perché Cassano stava giocando con l'extra player ma troppo forte, non è riuscita, sarebbe lontano. Stato importante insomma raggiungere la parità in questo modo poi, no? Senza lo sforzo e il sudore di un attacco contro una difesa schierata. Sarebbe stato sicuramente facile e bello raggiungere il 13 pari. Dumnic infatti non ha apprezzato, ha detto a Pavani giustamente di fare con calma, di non azzardare questi tiri. Sì, insomma. Anche perché insomma c'è tutto il tempo, dicevamo prima, infatti. La partita è ancora lunga, non siamo neanche a metà e l'equilibrio io sono convinto durerà fino alla fine. Quindi è importante non concedere all'avversario uno strappo che poi magari può essere difficile da recuperare. Perché come vedi, insomma, gli errori da entrambe le parti sono all'ordine del giorno. Il Cassano in realtà ha fatto più errori a livello di comunicazione in fase di attacco rispetto al Siena, nonostante il tabellone dia ragione agli ospiti di casa, visto che ora tra l'altro segna il 12-14 proprio Ardian Iballi. E la risposta però non arriva da parte di Nico Casa perché ancora una volta Monciardini no, negli ultimi 5-10 minuti insomma ha smarrito un po' quella vena realizzativa iniziale, sia per la bravura dell'estremo difensore avversario sia per un po' di imprecisione. E alla fine, come ci potevamo immaginare anche noi profani, insomma coach Dumnicic ha deciso insomma di farlo respirare un po'. Ci sta parlando, in effetti ci sta parlando e ecco, no, appunto perché vedevo che il tabellone non segnava il gol di Balli, pensavo ci fosse stato qualche problema nella rete, invece no, 12-14, 26 minuti e 45 secondi qui al Palestra, mentre è rientrato Guggino e quindi insomma Dumnic si aspetta magari qualcosa in più in attacco dai suoi tre giocatori più esperti, riallargando nuovamente Nikosevic, certo, per provare insomma no, a sfruttare l'uscita di casa che, come dicevamo insomma, dopo un paio eufemisticamente di conclusioni forzate ha lasciato il posto al giovane compagno. Intanto qui il contatto anche forse troppo duro tra Guggino e Iballi. L'arbitro dà ragione a Cassano Magnago, quindi si riparte con Iballi, Possamai, Bortoli. Iballi prova a penetrare nella difesa bianconera ma non ci riesce. Ad aspettarlo ci sono Guggino e Bronzo e ancora Possamai. Iballi, il tiro che va completamente fuori, niente di fatto, 12-14, la palla ancora questa volta passa nelle mani del Siena che prova a riportarsi sotto di uno e ci riesce con il capitano Felipe Gaeta che, se non sbaglio, è il primo gol che segna. Sì, non voglio dire anche una cosa per un'altra, ma credo di sì. Dopo qualche errore anche lui è riuscito a trovare magari più preciso in fase di assistenza ai compagni che di conclusione, però ecco, insomma, la costante è stata quella di questo primo tempo che volge alla fine, è stata una Siena che era partita molto bene in attacco, molto fluida, poi l'imprecisione, la forzatura di alcuni tiri. Ma io direi anche il merito degli avversari, che portiere incluso, si sono chiusi benissimo, ha fatto il resto. Ecco. Assolutamente sì, merito anche al portiere bianconero Giovanni Pavani, devo dire che entrambi i portieri stanno facendo molto bene, un'ottima molto difesa. Bene. E infatti qui arriva... Poi dopo chiederemo a Dumnic magari della scelta di partire con Pavani, ma insomma si sta rivelando decisamente azzeccata. Il tiro di Umberto Bronzo trova nuovamente le mani di Monciardini, proprio a conferma di quello che stavamo dicendo. Qui finisce a terra prima Iballi, poi Umberto Bronzo a seguito del contatto con Possamai.
E intanto Kolec chiama il time out. Il tecnico Amaranto sembra, anzi Levereil sembra, è molto arrabbiato con sì. Possamai. 13-14, mancano pochi secondi alla fine di un primo tempo intenso. Sì, sicuramente giusta. Diverso rispetto a quello di 7 giorni fa, con tutto rispetto per l'avversario dell'epoca, cioè Siracusa. Questa è una partita di alto livello, di alto profilo, ma era un po' quello che ci aspettavamo e che dicevamo, certo, appunto nella stessa occasione nell'ultima partita, nel senso queste sono le due squadre tra le 4-5 che tendenzialmente si giocheranno la griglia dei primi posti, a maggior ragione senza playoff, insomma, con molte squadre che dovranno recuperare tante partite per i noti problemi. Il campionato si decide anche in questi momenti. Questa è una stagione particolare, senza per certi playoff, versi surreale, iniziata relativamente presto, ma che vivrà di tante soste, tanti recuperi, tanti turni infrasettimanali. E non è retorica quando si dice che ogni partita conta moltissimo, perché poi non c'è la possibilità di giocarsi nulla in post season, e quindi anche semplicemente arrivare terzo o quarto può cambiare la stagione per poi le prospettive di quella dopo, ecco. Assolutamente sì, e non è retorica quando si dice che è un campionato molto equilibrato, però possiamo, diciamo, azzardare dicendo che ci sono squadre come per esempio Cassano Magnago, che è evidente che siano un avversario piuttosto ostico, e più ostico rispetto a molti altri. Senza dubbio, e Siena secondo me ha l'obbligo di provare a vincere, perché ripeto, ha perso il primo scontro diretto della stagione in casa, quindi è importante, però insomma sta trovando un avversario che torna a +2 e secondo me anche meritatamente, perché sta facendo una grande partita. Servirà una ripresa con un approccio diverso da parte dei bianconeri. Il gol del +2 è firmato Federico Mazza, e qui c'è un... E ora Cassano ha l'ultima occasione, insomma, per portarsi a un vantaggio significativo, ma non lo trova. Finisce 13-15. Il suono della sirena ci dice che la fine del primo tempo è arrivata. 13-15 alla fine di una prima mezz'ora molto combattuta, un botta e risposta molto intenso, con il Cassano che trova il massimo vantaggio, ovvero il +2 al 20° minuto, e chiude infatti questa prima mezz'ora proprio sul +2. 13-15, noi andiamo in pausa insieme alle due squadre. Ben ritrovati amici e amiche della Pallamano qui al Palestra. Il primo tempo tra Ego and Ball Siena e Cassano Magnago è finito 13-15 per gli Amaranto, un primo tempo molto intenso e molto combattuto. Intanto vi ricordo che il Siena giocherà sempre in casa mercoledì prossimo per recuperare la giornata contro l'Alperia Merano. Non giocherà invece il prossimo sabato per il turno di riposo. Beh, e la partita di mercoledì, ora provando un attimo a bypassare i 30 minuti che ci separano dalla sirena finale, è di quelle importanti, perché Siena ha l'occasione, non giocando le altre, di accorciare ulteriormente nei confronti della parte alta della classifica, contro una squadra che, seppur di ottimo valore, sta un po' pagando il fatto di aver saltato molte gare e adesso di doverle recuperare tutte in fila. Detto questo, però, è chiaro che passa molto da quello che succederà stasera, perché Siena è con le spalle al muro dopo un primo tempo sotto di 2 gol, ma poteva anche finire peggio, nel senso che comunque Cassano ha avuto la palla del +3 allo scadere. Vediamo insomma come la chiacchierata con i suoi, immagino con anche toni abbastanza accesi, conoscendo il coach, con i suoi abbia, vediamo che effetto avrà avuto e se l'avvio sarà simile a quello del primo tempo, cioè con una Ego più precisa in attacco e più aggressiva in difesa, mentre dall'altra parte c'è una squadra che ha sbagliato meno, se vogliamo semplicizzare e banalizzare il tutto.
è stata più, più attenta in difesa, soprattutto è stata brava, portiere incluso, a sfruttare un momento in cui Siena non attaccava con la giusta attenzione e con giudizio. Però se posso dire insomma qualcosa a favore del Siena, o meglio non a favore del Cassano, insomma, che non me ne voglia nessuno, però Cassano ha sbagliato qualche passaggio in più rispetto al Siena. Sicuramente forse... meno tiri forzati. Esatto, hanno sbagliato più probabilmente in fase di costruzione che non in fase di conclusione. Esatto. Sono stati fortunati dal fatto che Siena non ha saputo sfruttare spesso, ma solo raramente, le palle perse, e alla fine, insomma, dopo 30 minuti sono avanti, ma insomma, siamo nell'ordine delle idee di una partita tra squadre che tendenzialmente si equivalgono come valori, quindi non ci vedo nulla di clamoroso, no, che sia una delle due avanti di due gol. No, assolutamente, considerando anche il ritmo molto alto, ci sta anche che ci siano errori certo. In fase di costruzione e di comunicazione. Non aiuta, no, non aiuta in nessuno sport, a maggior ragione in questo, è uno sport molto veloce, dove c'è poco tempo di reazione, poco tempo per ragionare. Assolutamente no, si riparte, in porta c'è ancora Giovanni Pavani e dall'altra parte ancora Luca Monciardini. Due portieri che nel primo tempo hanno sicuramente fatto bene entrambi, come dicevi giustamente te prima. Riparte il Siena. Gaeta, Pronzo. Ancora Gaeta per Marrocchi. Casa. Si fa vedere Nikočević ancora in posizione di pivot. L'elevazione di Gaeta e poi lo scarico nei confronti di Marrocchi, il passaggio tra Casa e Marrocchi non proprio preciso ma efficace, alla fine Umberto Bronzo, il passaggio per Marrocchi, ancora il dialogo tra Gaeta e Umberto Bronzo, quest'ultimo trova la rete del 14-15. E finalmente per la Ego si sblocca anche Bronzo, che dal punto di vista offensivo aveva vissuto una prima metà di gara complicata. Insomma, di solito lui è una delle bocche da fuoco di questa squadra e aveva sbagliato qualcosa di troppo e adesso invece sembra aver ritrovato la precisione. Da chi si aspetta qualcosa è anche Casa, che è ripartito titolare in questa ripresa dopo, insomma, il finale di primo tempo di cui abbiamo parlato a lungo. Vediamo insomma come reagirà. E ci si aspetta tanto anche da Giovanni Pavani, che però insomma dà delle ottime risposte come quest'ultima, salvando la porta dall'ulteriore vantaggio. E qui invece il pareggio cercato e trovato, se non sbaglio, da Nikočević. Esattamente, 15 pari. E qui c'è la possibilità del Cassano, però sprecata a causa del palo. Sempre 15 pari qui al Palestra, il Nico Casa bloccato dal numero 8 Amaranto, ovvero Bortoli. Qualche secondo di respiro in attesa che venga asciugato il parquet. Intanto dico che è finita intanto una dei match di quest'ottava giornata di campionato tra Banca Popolare e Fondi Spare Repan. Ha vinto Appiano per 31-29 fuori casa. Beh sì, prosegue il momento non particolarmente positivo di Fondi, che nell'ultima settimana ha vinto solo una partita contro Trieste in casa. Non mi sorprende però più di tanto, nel senso che Appiano è una squadra di buon livello, ecco, la ricordo 3 settimane fa circa contro la Ego, che anche sotto di 6 o 7 gol insomma recuperò, è riuscita a recuperare giocando un finale veramente punto a punto, perdendo per pochissimo, quindi insomma certo una squadra di ottimo livello. A un certo punto si è pensato anche che potesse recuperare il vantaggio. E qui c'è il vantaggio invece del Siena, 16-15, ancora a Bodi Darnikočević, che devo dire ha fatto un inizio di stagione straordinario sulla linea di quello che aveva fatto l'anno scorso con Pressano.
e questo inizio di secondo tempo testimonia che insomma l'intervallo è servito, perché anche lui a volte nel primo era stato impreciso. Comunque insomma il Jolly montenegrino, Jolly perché comunque può giocare in più ruoli ovunque, visto che insomma era arrivato tranne in porta come centrale, in realtà sta facendo più il pivot, e è partito molto bene. E qui c'è una parata di Giovanni Pavani su Fantinato. Si litigano un po' la palla tra Bargelli, Bargelli, l'ho visto riscaldarsi prima e quindi il suo nome mi è entrato in testa, tra Nikocevic sì, e forse, Mazza. Forse Pavani ha un po' affrettato il lancio nell'azione precedente, se ne ha perso un'occasione, la panchina insomma si rammaricava di questo. Certo. Parlavi di Bargelli, forse perché insomma potrebbe fare il suo esordio nella partita, così e sarebbe ritorno in campo dopo 10 giorni out. Beh, sarebbe insomma una carta in più discreta nelle rotazioni, visto che è un potenziale titolare di solito. E qui c'è ancora un contatto tra Nikocevic e Mazza, i due non si capisce se stanno scherzando oppure è la conclusione. Mi blocco perché c'è una conclusione completamente sballata di Federico Mazza, molto alto sopra la traversa. Ecco, tiri del genere entrambe le formazioni dovrebbero, ecco, risparmiarsele, perché certo, nel senso, anche se nel primo tempo ne abbiamo visti qualcuno anche dall'altra parte. Assolutamente sì. C'è ancora tempo, sono passati soltanto 5 minuti qui al Palestra, quindi tiri forzati inutilmente da entrambe le formazioni. Per il momento è in vantaggio il Siena di una rete, 16 a 15, la rete di Božidar Nikocevic. Qui c'è un errore di casa su un passaggio insieme di Marocchi. Permette il contropiede di Bortoli fermato da Gaeta, qui la panchina di Cassano voleva il fallo. Gioco fermo. Non è d'accordo Branko Dumnic perché l'arbitro ha fermato il contropiede del Siena. E qui ritorna al gol il numero 10, Nico Casa. Siena si porta di avanti di 2. Si è sbloccato finalmente. Time out tra le due squadre. Sembra che gli animi si stiano scaldando. Beh, è iniziato il secondo tempo, la partita... C'è anche un po' di nervosismo, l'inerzia è tornata dalla parte di Siena, che comunque era sotto 13 a 15, ora è avanti di 2, ha fatto un parziale di 4 a 0 iniziale. Cassano in attacco ha un po' le polveri bagnate in questi primi 5 minuti, quindi è logico che dal punto di vista mentale l'inerzia si sia proprio spostata, no? Però insomma è l'ennesimo capovolgimento di fronte di una partita che sta regalando qualità e spettacolo, quindi... mancano ancora 25 minuti scarsi, può succedere ancora di tutto, però se Dumnic si aspettava un qualcosa, una sterzata anche solo dal punto di vista dell'atteggiamento da parte dei suoi, c'è da dire pare che l'ha trovata. Ci sia l'unica cosa è che non vorrei che insomma il nervosismo e gli animi appunto più caldi del primo tempo rischino poi di sporcare un gioco che nel primo tempo da parte di entrambe le formazioni era stato abbastanza pulito e diciamo intelligente. Non vorrei che succeda poi il contrario, sarebbe un peccato perché è una partita bella da vedere. Decisamente. Si riparte da Cassano Magnago e si riparte da Moretti. Fantinato in posizione sua naturale come terzino destro, si fa vedere Mazza. Il tiro è di Moretti che però va fuori. Chiamato in fallo nei suoi confronti da parte della difesa bianconera. Campo il capitano Amaranto, l'Amendola,
E ancora Fantinato in posizione di centrale, Mazza per Lamendola che però viene bloccato da casa, e qui Siena può andare in contropiede con Pablo Marrocchi, e l'elevazione, il tiro del numero 25 porta Siena sul più 3, un vantaggio sicuramente importante, anche se siamo ancora ai primi 6 minuti di gioco. Certo, un 5-0 di parziale direi anche inaspettato, insomma, visto come era finito il primo tempo, sinonimo che insomma entrambe le squadre possono riuscire a creare questo tipo di strappi alla gara. Ora Cassano deve un attimo riorganizzarsi, esatto, lo vedo, sistemare un po' le idee, perché ha perso in lucidità, e contro una squadra di valore simile al proprio, esatto, corre il rischio che l'avversario ne approfitti abbastanza velocemente, come era successo a parti invertite prima. Ottima qui la difesa di Umberto Bronzo nei confronti di Federico Mazza, ed è ancora lui che prova a ritagliarsi uno spazio nella difesa bianconera, ma non ci riesce. Ancora una volta ottima la difesa del Siena in questa prima fase del secondo tempo. David Kolec protesta per l'ennesima volta, e l'arbitro questa volta però non lo risparmia, quindi sì, gli già dà nel un primo cartellino tempo giallo. C'era stato un motivo di incomprensione, e quindi penso che questa volta insomma sia dovuto principalmente alla reiteratezza delle proteste. E ancora Cassano con Dorio, Fantinato, Moretti, numero 10, scarica per Fantinato il tiro, ma Giovanni Pavani dice no. E c'è una grandissima parata, esatto, come stavi dicendo. E qui la risposta del Siena, prova ad arrivare con Nikocevic, fermato da Fantinato. Bozidar in questo secondo tempo è diventato molto più fisico rispetto al primo. Sì, più fisico, le squadre hanno compreso l'importanza della posta in palio. È ovvio che insomma c'è una squadra che è entrata più pronta, l'altra un po' meno. La parata di Pavani non ha permesso a Cassano di risbloccarsi in attacco, e ha concesso a Siena un'altra occasione davanti. Ecco lo scarico di Gaeta e poi il tentativo al tiro, ma c'è il fallo su di lui. Non è d'accordo Mazza, ma l'arbitro li concede, mettiamola così, 2 minuti di riposo. Rigore concesso al Siena, e lo batte Bozidar Nikocevic, su di lui una marcatura molto fisica e dura in questi ultimi minuti di gioco. Arriva la rete del montenegrino, che dai 7 metri non sbaglia mai, e fa un gesto anche un po' beffardo, diciamo, nei confronti della panchina castanese. Sì, è un combattente, insomma, un giocatore sicuramente dal carattere molto forte e decisivo in questa rimonta di Siena, che è avanti con un parziale di 6-0, se non sbaglio, con cui ha stravolto l'inerzia di una gara che fino a quel momento sembrava insomma nelle mani degli avversari. Tre gol dall'inizio della ripresa portano alla firma del montenegrino, ex Bressano. Questo fa capire insomma l'importanza che ha. Qui Cassano neanche molto fortunata oggettivamente. Assolutamente no. Ancora 19-15, 9 minuti e 35 secondi. Eccolo, è entrato il numero 7. Lo avevamo chiamato il pivot bianconero, l'unico pivot ufficiale della di squadra. Ruolo, certo, sì. Raul Bargelli torna a giocare dopo una decina di giorni di stop forzato dovuto all'infortunio al naso durante la partita contro Fondi. Beh, un innesto importante perché, come dicevamo, amplia le rotazioni. Qui c'è la parata di Monciardini nei confronti. Questo può permettere a Dumnic, insomma, di sfruttare
i suoi tre assi over, diciamo, over dal punto di vista di età e di esperienza, in ruoli più vicini, insomma, più centrali nell'attacco. Assolutamente sì. Rientrato in campo i Balli. Fantinato in posizione di centrale e poi Moretti. Si fa vedere Dorio per i Balli, Fantinato i Balli e poi Moretti, però finisce a terra. Nikočević prova a rubare la palla in maniera anche tarantolata. Esatto. Abbiamo detto prima, Božidar si sta divertendo, il montenegrino si sta divertendo anche a giocare in maniera più fisica rispetto al primo tempo. E qui blocca il numero 5, Marco Fantinato. Si rimane sulla parte destra del campo, ancora con il Cassano in attacco, niente da fare. Pavani continua a difendere. Diciamo che secondo me, insomma, Cassano nelle ultime azioni non sta attaccando male, ha trovato sulla sua strada uno scoglio sì, difficile notevole, da superare, come Siena nel primo tempo a parti invertite con il portiere Lombardo, e anche questa, insomma, è una gran parata. L'esultanza è sicuramente meritata per il portiere proveniente da Fasano. E qui c'è la rete di Nico Casa, che sicuramente si è sbloccato rispetto alla fine del primo tempo, evidentemente la chiacchierata con Dumic prima a bordo campo e poi sicuramente negli spogliatoi, che non ci è dato sapere, ma immaginiamo quale potrebbe... Sì, no, conoscendolo, appunto, la strigliata sarà stata di livello non indifferente. E ancora i Balli, Fantinato. I Balli, 20-15, massimo vantaggio per il Siena, più 5 a 12 minuti e 36 secondi. Il Cassano prova a recuperare, ma ancora nulla da fare. È in difficoltà la formazione di Kolec. Qui il tiro di Felipe Gaeta bloccato però da Monciardini. Riparte il Cassano con Fantinato, Moretti, i Balli, fermato da Felipe Gaeta. Ancora i Balli, Moretti in elevazione, il gol contro cui il giovane Pavani può farci veramente poco, 20-16. Primo gol della del ripresa, Cassano dopo 13 arriva minuti. Al tredicesimo abbondante, a testimonianza, insomma, di una difesa di Siena che aveva chiuso la sua porta, un Pavani insuperabile. Con pazienza poi Cassano è riuscita a tornare a segnare, anche se ancora la distanza è di media sicurezza, almeno al momento, anche se manca ancora molto. Ecco, a questo punto il Siena deve evitare di fare quello che ha fatto fino ad oggi, esatto, ovvero esatto. Rilassarsi, esatto. Concedere azioni facili agli avversari, permettere di rientrare a contatto senza grossa fatica e... Esatto, perché il Cassano potrebbe essere una di quegli avversari che punisce notevolmente e in maniera poi magari irrecuperabile determinati errori, quindi Siena deve evitare di fare proprio il solito, certo, sbaglio. Perché manca ancora moltissimo, manca più di metà, e ora Nikočević ha un'occasione importante, lui è uno specialista e vediamo, insomma, se riporta i suoi sopra di 5. Ci deve essere qualche problema con la palla perché viene in questo momento cambiata e sostituita. Nikočević ancora faccia a faccia con Monciardini. La palla devia, viene deviata dalle mani di Monciardini, ma che ci stava arrivando, ma non abbastanza, perché la palla entra in aveva porta. Intuito, aveva intuito, sì. No, il
lo specialista Nikosević quest'anno, particolarmente preciso. Il tiro alle 7 metri di Nikosević è come il contropiede di Filippo Passini. Sì, esatto. Sembra una definizione più che corretta. Sono due delle armi di questa squadra offensive. E Siena di nuovo avanti di 5, ristabilita la distanza di qualche minuto fa. E ancora una difesa di Umberto molto Bronzo, aggressiva molto, di Umberto Bronzo. Molto bene in difesa per il giovane bianconero. E qui c'è uno scontro non da poco tra il numero 77 Dorio e proprio lui, Umberto Bronzo, che rimane a terra, ma sembra che insomma sia tutto ok per il siciliano. E qui c'è un cambio in porta, entra Alessandro Leban, che sui tiri sui rigori dovrebbe certo, essere, ce lo ricordiamo più, insomma, nelle finali, nelle finals di Coppa Italia di qualche mese fa. E infatti è molto decisivo il numero uno del Siena, para il tiro alle 7 metri di Bortoli e mantiene il vantaggio del più 5, 21-16. L'entusiasmo della panchina. Si riparte ancora Siena in attacco, 15 minuti e 24 secondi con Marrocchi, che però centra il palo. Può ripartire con calma. Non fortunatissimo in questa occasione Marrocchi. E Cassano Magnago gioca con l'extra player. Ora sono momenti importanti per tornare a contatto e per non fare scappare la partita. Cassano ha bisogno di una scia positiva. E qui la rete di Bortoli, che si rifà dalla parata di pochi secondi fa. Thomas Bortoli segna il 21-17. Margelli, Gaeta per casa, particolarmente indietro Filippo Passini. C'è una parte centrale da metà campo, l'elevazione di casa, neanche troppo vicino alla porta, ma trova la rete. 22-17, qui ancora il Cassano, la parata di Pavani sul numero 85 Federico Mazza. I balli, Mazza, Fantinato, i balli. I balli, ancora Fantinato, lo scarico per i balli, impreciso, recupera la palla a casa e ora il contropiede di Bozidar Nikosević e il gol. Nel frattempo la porta del Cassano è cambiata, Monciardini è fuori, entra Ivan Ilic, che viene però sorpreso da questo contropiede di Bozidar Nikosević, che porta il Siena 23-17. Guido. Beh, insomma, stavamo dicendo nell'intervallo tutta una serie di cose che poi puntualmente si hanno smentito, nel senso che la partita sembrava essere in equilibrio e che insomma tra le due quella che avesse insomma quella possibilità in più fosse Cassano. In realtà poi il secondo tempo ha visto, ora insomma non so se è prematuro dirlo, ma sicuramente una delle migliori versioni della Ego stagionali dal punto di vista difensivo, sì. ma non solo quello, insomma più che altro della concentrazione, dell'aggressività, che insomma sono le cose che Dumnic chiede ai suoi. A 13 minuti dalla fine, essere avanti di 6 in uno scontro diretto contro una squadra dalla grande qualità per Siena è sicuramente un bel segnale. E queste ultime azioni, che giustamente te
sottolineavi, insomma, ne sono la prova. Assolutamente sì, posso dire che Cassano però sta facendo quello che avevo detto io, ovvero il rischio, no, concreto di innervosirsi e poi di sporcare il gioco, perché effettivamente il gioco del Cassano è diventato meno preciso rispetto al primo tempo, meno bello da vedere. A differenza invece di un Siena che sta dimostrando carattere. Sicuramente c'è stato qualcosa che ha inceppato l'attacco dei Lombardi, che fino al trentesimo sembrava molto più concentrato. Poi una serie di fattori hanno fatto sì che l'inerzia si spostasse, mentre Cassano ha deciso anche di sostituire l'estremo difensore, di cambiare qualcosa nel suo gioco per provare, insomma, a tornare a contatto e magari giocarsi la partita negli ultimi minuti. Esattamente, qui abbiamo visto un'ottima difesa di Nico Casa nei confronti del numero 75 color amaranto, 72 scusate, possa mai. Lo scontro tra Felipe Gaeta e Mazza a terra, si riparte da Cassano proprio con Possamai, il dialogo con Mazza, Dorio in posizione di pivot, Fantinato lo cerca ma Nikolcevic viene richiamato dall'arbitro. La scivolata è data da una chiazza di sudore sul parquet che viene prontamente asciugata. ...23-17 al Palestra tra la Egon Bolsena e Cassano Magnago. 18 minuti e 35 secondi. Il Cassano in fase di attacco si riparte da Mazza. Lo scarico, il passaggio per Fantinato che prova ad entrare lo scontro con Pablo Marrocchi che rimane a terra. Si tocca la parte destra del volto. Gioco fermo. Ancora a terra Pablo Marrocchi. L'arbitro chiama in campo il fisioterapista della Ego Siena. Cartellino rosso. Cartellino rosso per il numero 77, se non sbaglio. Pablo Marrocchi ancora a terra, speriamo non si sia fatto nulla di grave e possa continuare a giocare. Sì, già veniva da un periodo un po' particolare con qualche acciacco e, insomma, si era allenato, aveva sempre giocato, però insomma non era sicuramente la migliore condizione possibile, stava giocando per recuperarla nel più breve tempo possibile, insomma speriamo non si tratti di nulla di particolarmente grave, perché insomma è uno dei giocatori decisamente più importanti, insomma la smorfia che sta facendo fa ben sperare che, insomma, si tratti di un contatto di gioco duro, ma insomma nella logica di questo sport. Il cartellino rosso non era per numero 77, ovvero Dorio, ma per Possamai, perché vedo che si sta rivestendo il numero 72, quindi per due minuti il Cassano rimane in inferiorità numerica, quindi Siena dovrà approfittare ulteriormente di questo vantaggio numerico. Sì, è un'altra occasione importante per allungare o comunque per tenere il vantaggio e evitare di soffrire nel finale. Insomma, ora vediamo come Cassano si organizza. E non è facile, sotto di un uomo, sotto
di diverse reti, 6 contro un avversario decisamente in palla. Vediamo cosa riusciranno a fare. Fantinato il passaggio per Mazza, che in elevazione cerca e trova il gol e la rete del 23-18. Beh, hanno risposto con un'azione fatta bene, ha portato al tiro. Assolutamente sì. Giocatore nella migliore condizione e stanno provando comunque a riavvicinarsi, seppur in tutte le difficoltà del momento. Nikocevic per casa. Ancora Gaeta, Nikocevic in elevazione, però non ce la fa, ci riprova e questa volta Ilic non può farci nulla contro il tiro del numero 19, 24-18. Intanto Marrocchi non sta giocando. Sì, ora poi capiremo, insomma, se la via è precauzionale, visto certo, comunque il buon margine, o se c'è qualcosa di più serio, complicato. La speranza sarebbe quella di no, ovviamente, perché insomma la Ego tra pochi giorni sarà ancora su questo parquet e per un'altra partita, poi ci sarà la pausa, come dicevi poc'anzi, per il turno di riposo, però insomma... non avere un giocatore importantissimo. Bellissimo passaggio di Felipe Gaeta all'indietro per ancora una volta Bodidar Nikocevic, ancora esatto, una volta lui. Mette anche Bargelli, insomma, mette la ciliegina sulla torta del suo rientro in campo. No, dicevo, insomma, poi lo staff tecnico e medico valuteranno le condizioni di un giocatore fondamentale. Insomma, questa squadra ha sicuramente un roster molto interessante, anche per certi versi profondo, ma è chiaro che le tre pedine più esperte, Nikocevic, Gaeta e Marrocchi, insomma, sono a dir poco fondamentali. Sappiamo bene la fatica che ha fatto la Ego a giocare le prime 4-5 giornate senza Gaeta, quindi la speranza, insomma, ma già eccolo, ci sta, per fortuna. Rientra Marrocchi, quindi... Esatto, quindi per fortuna, diciamo che ci sta corroborando, insomma, da questo punto di vista. Intanto Casa si è beccato 2 minuti per un fallo nei confronti di Mazza, se non sbaglio, è ritornato in campo Marrocchi, quindi questo ci rincuora e ci rassicura che il numero 25 sta bene. Si riparte, il possesso palla è del Cassano. Fantinato in elevazione, lo scarico per Mazza e poi Moretti che prova il passaggio verso l'ala ma non gli riesce, quindi ancora Fantinato che butta giù Umberto Bronzo e poi il numero 30 prova il tiro, ovvero Bassanese, ma c'è sempre lui a difendere la porta del Siena, Giovanni Pavani. Venticinque a 18, 21 minuti. Siena gioca con l'extra player, fuori Pavani, dentro evidentemente Bargelli. C'è voglia, insomma, di mettere il punto esclamativo a questa partita, di sfruttare questo attacco. Attacco con Nikocevic fermato duramente da Dore Bortoli e poi lui, appunto, Marrocchi, che trova le mani però di Ilic, rientra prontamente Pavani, il contropiede prova Bronzo a fermarlo, ammazza alla meglio su di lui ed è ancora lui, appunto, e poi Bassanese dall'ala, il tiro e arriva il gol del numero 30, entrato da poco in campo. Esordio positivo per il numero 30, Stefano Bassanese, classe 1998. 25-19. Sempre Nikocevic, Ilic manda però la palla sopra la traversa. Cerca di caricare i suoi e ha un effetto assolutamente positivo perché Moretti segna trova la rete. Segna un gran gol Cassano,
accorcia le distanze. Meno 5. Meno 5, a 7 minuti dalla fine. Sono tanti, però insomma la spettacolarità di questo sport è anche quella che insomma le partite possono cambiare in pochi minuti, quindi deve essere attenta Siena a gestire questo tentativo di rientro degli avversari. E infatti ora c'è il time out proprio per parlare credo anche di questo. Ovvero di evitare di lasciare troppo spazio, di rilassarsi e rischiare che il Cassano Magnago recuperi il vantaggio, che per ora è più 5 quando mancano 7 minuti, meno di 7 minuti alla sirena finale. Più lungo il colloquio di Dumnic con i suoi. Difficile capire da questa distanza cosa gli sta dicendo. Cassano sicuramente in queste ultime due fasi d'attacco ha dimostrato di essersi un po' uscito dalla fase di trance che sembrava dominare nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Bronzo per Marrocchi. Bargelli bloccato il pivot. Si riparte da Marrocchi per casa sulla sinistra, il passaggio in elevazione però sbagliato, viene intercettato da Bassanese e poi Fantinato in contropiede velocissimo, va a rete, fa tutto da solo e trova il gol. Sì, un altro gran gol per Cassano, questa volta siamo stati bravi profeti nel comprendere che insomma la partita era tutt'altro che chiusa, che finita. Perché ripeto la differenza delle due squadre non è affatto abissale, anzi tutto ciò rende la partita godibile, molto più interessante fino alla fine, visto che a 5 minuti poco più 4 gol sono un divario che resta discreto ma sicuramente non mette Siena al sicuro, ecco, anzi 25 a 21, ora 26 a 21, segna Pablo Marrocchi. Contropiede bloccato. Diciamo che nel giro di 3 secondi è successo di tutto, nel senso che ha segnato Siena con Marrocchi e poi il Cassano ha perso l'occasione di ripartire e quindi concedendo un altro attacco a Siena che può a questo punto rimettere il punto esclamativo sulla gara. Dumnic sta facendo riposare un po' casa e punta il gioco su Marrocchi e Nikocevic, i due però sbagliano il passaggio e questo dà la possibilità al Cassano in contropiede di trovare il gol. Questa volta lo trova il numero 85, Mazza. 26 a 22. Un altro gran gol tra l'altro di Mazza. Belli, devo dire che sia il gol di Fantinato di prima che quello di Mazza di adesso sono molto belli, due gran veramente bel gol. Bellissimo. E qui c'è il tiro di Nico Casa che viene bloccato dai piedi letteralmente di Ilic, il fallo però della difesa. Regala il possesso palla sempre a Siena. Minuti. Più 4 Lego Siena.
sul Cassano Magnago, la palla Marrocchi, si fa vedere Gaeta. Marrocchi non passa la palla, non passa dalla difesa, è ancora sempre lui, numero 25, che vuole a tutti i costi segnare, ma non ci riesce. Un'azione simile a quella che prima invece l'aveva portato al gol. Esatto, e qui invece fa girare la palla nei confronti di Nico Casa, che però viene buttato a terra dal numero 77 Dorio. E ancora una volta il possesso palla a Siena, ancora una volta con Marrocchi. Si riparte, sotto mano Marrocchi prova la conclusione. L'arbitro dice che va bene così e quindi ridà la palla in mano al Cassano Magnago, che rischia di perderla con Moretti, ma alla fine riesce a farla nuovamente sua. E ora Fantinato, un passaggio di palla tra Pasini e Nikocevic, e qui il contropiede di Bozidar Nikocevic che certifica, segna. Esatto, un'altra grande prova del montenegrino, e a questo punto insomma rimette una discreta distanza a pochi minuti alla fine. Ottima la comunicazione tra Filippo Pasini e Bozidar Nikocevic. Qui la rete di ancora Fantinato. L'urlo di Nikocevic dalla panchina per far capire ai suoi di non mollare. Non molla Umberto Bronzo, ma non trova la porta. Ancora 27-23 per un finale di partita che insomma molto molto intenso. Il Cassano si è ripreso, non ha nessuna intenzione di mollare. Mancano pochi minuti, meno di due minuti alla fine. Siena ha sicuramente un vantaggio che le dà una certa tranquillità, però sì, ecco, diciamo, insomma, è chiaro che una partita di questo tipo, con un inizio di ripresa come ha avuto Siena, poi è riuscita a incanalarla nei suoi binari, e il margine importante che aveva a un certo punto è servito a controllare l'ovvia reazione che una squadra forte come Cassano avrebbe avuto. Il sottomano del numero 92 Ardian Iballi trova il corpo. Direi che con questo attacco di Giovanni Pavani, diciamo sfortunato, con ancora Pavani protagonista, tendenzialmente ecco la contesa dal punto di vista dei due punti pare sia finita. Pare sia conclusa, nonostante ora un altro errore del Siena regala del Siena. Un altro Siena regala, è chiaro, però insomma manca un minuto. 27-24. Abbiamo assistito a una partita sicuramente di livello, ecco, insomma, sicuramente per molto essere bella a questo da punto, esatto, a questo punto della stagione, quindi ancora una fase iniziale alla vigilia di soste e coppe che tra l'altro vedranno impegnate entrambe le squadre protagoniste questa sera. Direi che insomma il livello della 1 italiana si conferma importante, ecco. Assolutamente sì, e qui Dumnic chiama un time out quando mancano pochi secondi, una manciata di secondi alla fine, e il Siena è avanti di tre reti. Beh, giustamente non si sa mai, insomma, anche perché un allenatore deve sempre allenare la sua squadra, e anche la gestione di alcuni momenti, dalla gestione di alcuni momenti passano le crescite individuali e collettive, quindi insomma è una partita oggettivamente in cassaforte, a più 3 ha una manciata di secondi alla fine, però probabilmente c'era qualcosa da puntualizzare per questo che dovrebbe essere l'ultimo attacco di Siena, e che poi magari il coach vuole vedere. Penso sia insomma una cosa importante che testimoni la professionalità estrema di un allenatore, insomma non ha bisogno di grosse presentazioni, soprattutto da parte mia. Assolutamente, credo sia il primo grande acquisto che la Ego ha fatto quest'anno. Sì, direi insomma quello su cui ruota tutto, al di là dei giocatori molto forti che, certo, che il presidente
Sant'Andrea è riuscito a mettere a disposizione, non solo quelli citati, direi che insomma tutto passa dalla mano dell'allenatore. Dal primo regista in assoluto, e qui la conclusione sbagliata di Bodidar Nikočević, che gli concediamo vista la prestazione ottima che ha fatto, e qui invece l'errore del numero 19 in maglia amaranta, ovvero Gabriele Saitta. Questa è veramente forse l'ultima azione della partita. Probabilmente sì. 27-24. Arriviamo ai titoli di coda della che seguiamo della sfida con calma. Finisce qui l'ottava giornata di campionato, vede vincere l'ultimo guizzo di Nikočević, che evidentemente che si è nonostante divertito. Il ritmo esatto dell'ultima azione fosse blando, lui ci teneva a riscattare la traversa di 20 secondi prima. Allora, un commento finale, Guido. Finisce 29-24. È stata una partita, come ci aspettavamo, molto intensa, sì, molto combattuta. A un certo punto Cassano sembra abbia avuto un momento di confusione. Abbiamo visto insomma i ragazzi di college spaesati. Dall'altra parte Siena, a differenza di quanto ha sbagliato nelle altre partite, non ha lasciato andare, non si è rilassata, e quindi ha portato a casa, anzi ha mantenuto a casa la vittoria. Beh, diciamo che paradossalmente si è rilassata quando poteva concederlo, certo, all'avversario, cioè nel primo tempo. Poi evidentemente quel calo di tensione su cui Dumnić ha lavorato prontamente è servito a far capire che senza la necessaria cattiveria e aggressività l'avversario di turno, che ripeto per l'ennesima volta fino allo sfinimento è di ottimo livello, avrebbe potuto approfittarne. E da lì è nata una ripresa diversa, dove l'equilibrio è stato spezzato dalle prime 6-7 azioni di Siena che hanno portato a quei 3 o 4 gol con cui poi l'inerzia è andata dalla parte dei padroni di casa, che hanno approfittato di qualche errore di Cassano, un po' di sfortuna delle parate di Pavani, e poi hanno ottenuto un vantaggio considerevole, nonostante, e qui concludo, il tentativo generoso e più che dignitoso degli ospiti di rientrare a contatto, ma ormai la sensazione è che la partita era sfuggita dai binari dei Lombardi. Certo. Due punti importanti il Siena conquista qui contro il Cassano, perché ricordiamo che prima di questa partita Cassano era avanti in classifica soltanto di un punto, 10, invece Siena era a 9, però Cassano aveva una partita in più, quindi Siena guadagna due punti importanti e supera il Cassano, e tra l'altro mercoledì prossimo recupererà la partita contro Alperia Merano. Rimanete con noi, io saluto Guido De Leo, lo ringrazio per essere stato nuovamente. Ciao Teresa, grazie a voi. Come? Vi do invece, vi ricordo di rimanere in diretta qui su Eleven Sport, perché fra pochissimo ci saranno le interviste subito dopo la partita.